Buongiorno a tutti, benvenuti in un mio nuovo video. Oggi vi parlo di tutti quei prodotti che rispolvero in questo periodo, cioè sono tutte quelle tipologie di prodotto tipo corpo, skincare, che durante l'estate e l'inverno ho un attimino accantonato e li riprendo sempre fuori appena esce un raggio di sole, appena è primavera e mi salta la campanellina qui e mi dice: cavolini, tra poco ci dobbiamo spogliare, dobbiamo metterci i pantaloncini. Pantaloncini mai nella vita, gonne, insomma, dobbiamo far uscire i coscioni fuori e il sole abbiamo visto che è già più caldo. Ci ritroviamo in questo ragionamento, come al solito mi impappino. Però prima di iniziare, se non sei ancora iscritto al mio canale e magari ti piace il mio modo di fare, di gesticolare ogni tanto mi sto ferma e reputi che i miei video possano essere di tuo gradimento, ti invito a iscriverti al mio canale e ad attivare la campanellina qui sotto per restare sempre aggiornato su ogni volta che pubblico un nuovo video. Detto ciò, bando alle ciance, iniziamo subito. Ho parlato di corpo perché io ogni anno, appena viene la primavera, diciamo subito dopo i primi dell'anno, mi sveglio e dico: mamma mia, devo fare qualcosa perché sennò quest'estate in costume non riesco a vedermi. Faccio solo una piccolissima premessa riguardo all'aspetto fisico. Ognuno è fatto a proprio modo. Io sono dell'idea che se si sta bene col proprio fisico, con qualche chilo di troppo, perché no? Cioè, non esiste secondo me ciò che è bello e ciò che è brutto. Esiste ciò che è bello per una determinata persona e ciò che è brutto per un'altra. Io personalmente mi vedo bene in un determinato range di peso e infatti adesso sto seguendo una dieta per ritornare un attimino in forma, per sentirmi io bene prima di tutto. Anche perché se noi ci amiamo, si vede. Ok? Cioè, io quando ad esempio sono in sovrappeso per un bel po', si vede che sono un po' più giù di morale, non sono in un mood positivo. Per cui io prima dell'estate cerco di rimettermi a nuovo. So che dovrebbe essere lo stile di vita, ma faccio una vita abbastanza frenetica, quindi difficilmente riesco a stare così presa dalle creme, dai trattamenti ed anche dalle diete. Per cui, un po' come fanno molte persone, prima dell'estate mi metto in riga. L'anno scorso ho ricevuto dalla Cinica le bende, le famosissime bende, che devo essere sincera, mi sono piaciute molto. Hanno un prezzo, quindi io ve le metto qui, ma le ho terminate, quindi non posso farvele vedere. L'anno scorso poi ho finito il trattamento in estate, quindi siamo andate a mare, quindi non ho avuto modo di parlarvene, per cui ve ne parlo in questo video. Allora, sono bende impregnate di acqua e sale iodato. Se non erro, aiutano tantissimo a togliere tutti i liquidi in eccesso, quindi alla ritenzione idrica. Come trattamento, lei consiglia di farne una a settimana. E la cosa bella che dal kit esce un metro, esce tutto uno schema dove noi possiamo prendere le misure in circonferenza della coscia. E poi esce un pantaloncino di plastica che vi dovete appunto infornare e lasciare stare fermi per circa 50 minuti. Io ho perso ogni volta che ho fatto le bende circa 800 grammi. Mi sono pesata prima e dopo aver fatto la benda. Ho perso 800 grammi che sono tantissimi, erano comunque tutti liquidi. Quindi se principalmente avete esclusivamente un problema di ritenzione idrica, sì, di cellulite, ma soprattutto di ritenzione idrica, sono un prodotto validissimo. Personalmente non lo ricomprerei perché non ho la pazienza di farle. Per me sono stato un trauma, non trauma, però sono state pesanti da fare perché con un bimbo piccolo in celofanarmi, ricordo ancora una volta che mi ero messa vicino a lui a dormire, ma non mi potevo muovere perché faceva rumore la plastica. Insomma, non è per me. Io sono anche una persona molto sbrigativa e so che questi prodotti che si lasciano agire per un po' funzionano tantissimo, soprattutto se sono formulati bene. Piuttosto preferisco fare dei trattamenti dall'estetista, dove magari vado, mi ci dedico, dico ciao a tutti, chiudo la porta e la persona si prende cura di meno. Però in casa tutta questa tipologia di trattamento non fa per me. Però se siete persone che avete tempo, dedizione, pazienza, veramente è un trattamento che funziona e io mi sono personalmente trovata bene. Invece, tornando ai trattamenti giornalieri che chi è pigra come me potrebbe riuscire a fare, oggi vi parlo di due prodotti che in realtà se mi seguite su Instagram conoscete già, uno in particolar modo. Il primo prodotto è
l'anticellulite drenante riducente di Bioniche, che è un dispositivo medico. È senza fonti di iodio, quindi state tranquillissime per quanto riguarda la tiroide, quindi non dà nessuno scompenso ormonale, ed è un prodotto che io utilizzo secondo me da 10 anni. Utilizzo da 10 anni, infatti se andate indietro nei video, io ve ne parlo in un video, la confezione era totalmente diversa, forse probabilmente la prima confezione di questo prodotto era in monodose, quindi più di 10 anni fa. Giusto per, ed è un prodotto validissimo, praticamente è un dispositivo medico, quindi è anche detraibile se fate la detrazione dei farmaci. Non è un farmaco, quindi non ha gli effetti collaterali di un farmaco. Che cosa fa? Abbassa la temperatura corporea di un grado e piano piano la risolleva alla vostra temperatura naturale, quindi potreste sentire un effetto freddo-caldo, una ginnastica ritmica. Questo perché? Perché va a riattivare il microcircolo, quindi se avete un cattivo microcircolo, vene, diciamo un po' più sofferenti, pesantezza alle gambe, molta ritenzione idrica dovuta principalmente appunto al cattivo microcircolo, perché se siete del mestiere o quantomeno se combattete da anni la cellulite, sapete che se avete tanta cellulite probabilmente è dovuto da un cattivo microcircolo, quindi anche persone magre possono avere la cellulite perché non hanno un microcircolo funzionante al massimo. Io mi trovo divinamente perché sì, ha un odore forte, sa di spa e a me piace, mi ricorda l'estate perché poi ogni volta la utilizzo in previsione dell'estate. Dopo mezz'oretta che ce l'ho su vado anche in bagno per fare ovviamente l'atto piccolo, e poi oltretutto vedo la gamba bella rimodellata, tonica, leggera. Io questo prodotto qui d'estate non posso farne a meno, cioè per me è una droga, non riuscirei mai a stare senza. Altro prodotto sempre di Bioniche che è nato da pochissimo è il sempre Defense Body Redux Cell Gel Rimodellante. Lo sto utilizzando da una settimana, si utilizza mattina e sera, mentre il prodotto precedente si può usare anche una sola volta al giorno. Io sto aspettando per utilizzare questo perché è ancora un po' fresco, quindi lo preferisco appena viene un po' la stagione calda, che penso tranquilla, quindi cena di giorni, lo metterò di mattina prima di andare a lavoro e magari la sera uso questo. Questo qui è un gel, vedete che è proprio gelatinoso, molto molto fluido, si assorbe in una maniera impressionante, cioè proprio ce ne vuole poco e subito penetra all'interno dell'epidermide e agisce sulle adiposità localizzate, quindi non solo sulla cellulite, quindi sulla ritenzione idrica, ma anche su quegli accumuletti di grasso che possiamo avere su addome, pancia, fianchi, culotte e magari esterno gamba, insomma. In realtà anche l'anticellulite classico funziona anche sulla lipolisi, ma questo è proprio specifico per quelle determinate zone, quindi io in questo periodo sto usando questo, è una settimana che lo uso, non posso dirvi wow che miracolo, però posso dirvi che effettivamente la gamba è più tonica, è anche vero che sto facendo la dieta, quindi un po' quello, un po' quell'altro. Compensiamo. Devo nominarvi in questo video due scrub. Direte voi, ah, lo scrub, io mi scoccio di farlo. In realtà lo scrub è fondamentale perché come ci prendiamo cura della nostra pelle, dobbiamo prenderci cura anche del corpo. Perché esattamente come per il viso, se non esfoliamo, se non togliamo le cellule morte, tutte le creme che noi mettiamo al di sopra penetrano fino a un certo punto. Voi dovete sapere che comunque le creme, sia per il viso che per il corpo, si fermano a un determinato strato. Perché? Perché la pelle crea una barriera di protezione, ma per fortuna abbiamo questa bella barriera di protezione, per cui le creme hanno sempre difficoltà a penetrare, no? Quando noi utilizziamo uno scrub in superficie, togliamo tutto quello che può essere superfluo, le cellule morte, abbronzatura pregressa, pelle un po' più spessita. Quindi quando utilizziamo uno scrub corpo e poi utilizziamo un trattamento corpo, la nostra pelle cambia da così a così. Ok? O al contrario, oggi mi sento un po' spiritosa. Quindi io devo assolutamente nominarvi due scoperte, una un po' più vecchiotta, una un po' più recente, low cost, che trovate facilmente, che sono Talasso Scrub Corpo Rinnovatore con sale marino, vitamina E, olio di avocado ed estratti di alga marina. La marca è AB, Armonia e Benessere. Io l'ho comprato in un supermercato che sta a Napoli che si chiama Sole 365, ma se andate sul sito di questa azienda vedete quali sono i rivenditori, perché se non sbaglio lo vende anche la Coop o altri supermercati. Ho pagato 5 euro 600 grammi di prodotto, ha un profumo tipo di spa bellissimo, c'ha il suo aggeggio per mescolare perché qui c'è tutto l'olio in superficie che va proprio miscelato al sale, ovviamente la mano sporca
ovviamente sì. E poi un altro scrub che mi avete consigliato voi su Instagram. Vai Simona, vai da Lidl e compra il Cien Scrub, che è praticamente molto molto simile, perché solo 3,65 per me non è facile da raggiungere. Il Cien, cioè Lidl, ce l'ho più o meno vicino casa, l'ho acquistato e sta praticamente molto molto simile. Anche questo ha all'interno vitamina E, sale marino, e c'ha questa parte superiore sempre di olio. Stavo leggendo un po' gli ingredienti, in linea generale ha solo sale marino e vitamina E come principi attivi, invece qui abbiamo anche l'olio d'avocado. Infatti io diciamo che questo lo preferisco, questo di AB, e questo di Cien è ugualmente buono. Vedete che pure questo l'ho smenzato, l'ho usato. Il profumo è piacevole, ma quello è una coccola, cioè è veramente fantastico. Questo costa anche un pochino meno, se non erro 4 euro, 3,50 euro, 4 euro, sempre per 600 ml di prodotto. Voi ve lo mettete lì in doccia una volta a settimana, fate una leggera passata sulle gambe, sulla pancia, l'addome. Io lo farei anche 2 volte a settimana quando iniziate i trattamenti anche d'urto, quanto riguarda il corpo. E poi risciacquate, la pelle vi ringrazia, è bellissimo. Io questo li uso anche per le braccia, mi trovo veramente veramente bene. Poi questo è per quanto riguarda il corpo, ma se sei ancora qui ad ascoltarmi penso che ti sto simpatica, quindi ti ricordo sempre, rinnovo l'invito all'iscrizione al mio canale YouTube e a interagire un po' con me anche con un like. Ma passiamo invece alla linea viso. Quando viene l'estate, che cosa succede alla mia pelle? Mista, grassa, tendenza acneica, inizia a diventare più lucida ed è del tutto normale perché abbiamo molti sbalzi climatici, quindi adesso fuori non fa più freschetto, ma possiamo avere anche un'auto, una macchina un po' più calda che ci accoglie, se sta al sole magari. E anche quando usciamo fuori c'è magari un venticello fresco, ma se camminiamo al sole diventa estate quasi, insomma. E inizio ad utilizzare, cosa che interrompo d'inverno, probabilmente sbaglio perché potrebbe aiutarmi anche d'inverno, ma la utilizzo principalmente d'estate. Utilizzo d'estate, primavera principalmente, poi d'estate l'abbandono. Non chiedetemi, ma lo faccio perché non voglio caricare la pelle. Utilizzo la luce liquida dell'estetista cinica, che è una lozione illuminante antimpurità. Io mi trovo molto bene, la utilizzo però solo di sera. Lei consiglia appunto di utilizzare una o due volte al giorno dopo la detersione su un batuffolo d'ovatta. Vado a tamponare sulla classica zona T che mi si lucida, a me mi si lucida anche qua zona naso, alette del naso, e vado a tamponare all'interno l'acido salicilico, quindi aiuta ad asciugare l'eccesso di sebo, a riequilibrare appunto le ghiandole sebacee nella produzione maggiore di sebo. E dopo una settimana che la utilizzo, io la situazione si ripristina automaticamente. Quindi questo prodotto qui, se avete una pelle che in questo periodo tende ad avere quell'eccesso maggiore di sebo che magari non avete normalmente, secondo me vi può aiutare. Sempre di Eralab, dell'estetista cinica, utilizzo spesso in questo periodo. Poi più avanti andiamo, poi utilizzerò un altro prodotto che vi ho già nominato nell'altro video, ma ve lo ribadisco qui. Ancora in questo periodo, per circa un mesetto, l'anno scorso e anche quest'anno, sto riutilizzando Zero Più, che è una crema antirughe con SPF 30. È un po' corposina per i miei gusti. Io, vi ripeto, ho una pelle mista grassa, quindi non amo le texture un po' grassose. Io ne metto anche una bella quantità, emulsiono tra le mani, applico su tutto il viso, collo, qui se sto scoperta. E poi successivamente lascio circa un 5 minuti prima di truccarmi e vado con una velina a tamponarne l'eccesso. In questo modo vado a togliere tutto quello che la mia pelle non ha assorbito, perché magari non ne aveva bisogno, e la mia pelle è perfetta poi per accogliere il make-up. Tante volte utilizzo invece un prodotto che all'interno c'è un SPF 30, che può essere 30 o 25, che può essere un fondotinta, però è raro che io mi basi su quel prodotto, perché sapete che sono in evoluzione continua con i fondotinta. Tinta. Io provo, riprovo, acquisto soprattutto basi viso nel mio investimento costante da truccatrice. Quindi magari, che ne so, uso un fondotinta che dentro c'ha un filtro, e quando utilizzo quel fondotinta, quando devo testare quel fondotinta, evito di utilizzare anche questa, ma metto un semplice siero idratante purificante sotto. Invece, già tra un mesetto, quando vedo che il sole inizia a essere più caldo, voi dovete anche considerare che io abito nel sud Italia, quindi sicuramente la temperatura è
un po' diversa rispetto al nord. Io comunque utilizzo una crema protettiva che abbia all'interno un SPF un po' più alto, non perché io lavori per Bioniche, voi sapete che io lavoro per Bioniche da 8 anni più o meno, ma conosco i loro prodotti perfettamente, è un brand che mi piace e hanno fatto da un paio d'anni una protezione specifica per l'acne, quindi per pelle a tendenza acneica. Si chiama Acnet, fa parte di tutta la linea per l'acne. Il video scorso ve ne ho già parlato, perché abbiamo parlato appunto delle basi del trend 2021 e quindi abbiamo parlato anche di una base un po' più leggera ma comunque protettiva, quindi se non l'avete visto ve lo metto nelle schede. Però è una base viso con SPF 50 che all'interno c'ha la nicotinamide, quindi aiuta tantissimo per la mia proliferazione batterica e progressione di sebo in eccesso, quindi metto magari sotto questa, metto un siero molto molto leggero e poi vado a mettere questa. Periodo appunto sempre primaverile, io mi sento di inserire all'interno di questo video una scoperta, anche qui low cost, che mi è piaciuta tantissimo in questo periodo in cui le labbra tendono sì a seccarsi, e voi sapete che io ho fatto il tatuaggio alle labbra, adesso sono rossetto, però se vi fa piacere fatemelo sapere qui sotto che ve ne parlo, sia per il tatuaggio alle sopracciglia che per le labbra, perché è stata una bellissima esperienza. Volevo condividerla con voi anche qui su YouTube, però non sapevo se vi potesse interessare, quindi fatemelo sapere se vi interessa come esperienza e tutto, che ve la racconto. E dicevo, ho scoperto da poco questo olio qui labbra di Astra, veramente veramente bellissimo, mi dà questo effetto specchio super fresco alle labbra, e lasciando stare che io sotto comunque c'è una leggera colorazione dovuta proprio dal tatuaggio, è come se si fossero labbra naturalmente idratate, morbide, e mi idrata anche le labbra, veramente veramente un ottimo prodotto. 90% di ingredienti di origine naturale, fa parte della linea Pure Beauty. E a tal proposito parliamo di palette occhi. Vi parlo di palette occhi, ve ne ho selezionata qualcuna, non voglio essere prolissa ma ce n'è due minuti da parlarne. Appena viene l'estate io ricordo di avere improvvisamente delle palette, non so se capita anche a voi, ma mi capita spessissimo perché sono una grande collezionista di palette occhi, sono una truccatrice, quindi immaginate quante cose ho nei cassetti. Cosa succede? Mi si risveglia pesca mi si risveglia il pescato, il mood pesca, toni neutri, leggeri, freschi, luminosi, e quindi io praticamente inizio a riutilizzare praticamente una palette che amo alla follia. In linea generale questa la uso anche d'inverno perché forse è una delle mie palette preferite, costa niente, è veramente fantastica, peccato che Colourpop, questa è l'azienda, non è facilmente reperibile in Italia, però se fate ordini molto piccoli non dovreste pagare la dogana. Oltretutto c'è un sito inglese che si chiama London Love Beauty, dove dall'Inghilterra arriva tutto integro senza spese doganali, però tra virgolette, perché non ho mai provato. Comunque questa piccola parentesi su Colourpop, questa palette qui è fantastica per la primavera, io la amo, guardate che toni pescati, luminosi, veramente veramente l'amo. Ritornando ad Astra, quindi linea Pure Beauty, ho acquistato la loro palette Pure Beauty che mi piace tantissimo, molto molto tenue anche questa, potete realizzare look più naturali ma anche leggermente audaci utilizzando magari questo colore qui. Mi piace tanto anche come resa, e devo essere sincera per dire anche questo colore luminoso è veramente valido, cioè nel senso per quello che costa, costa veramente pochissimo, 5 euro, guardate che bello, pure come illuminante, punto luce. Io ho fatto un ordine da Astra un po' di tempo fa, ho comprato un bel po' di cose che sto testando, ho fatto diversi acquisti low cost proprio per parlarvi anche di prodotti un po' più economici, spero che apprezziate. Altra palette mi piace in questo mood, questa qui, ve ne ho già parlato, ho fatto un video ad hoc per questa palette di Essence, che se la trovate prendetela, non ve ne pentirete. Vedete che questi colori mi ha lasciato colpita al massimo, non gli avrei dato un euro per questa palette, invece è veramente veramente ottima. Poi altra palette che mi ispira molto la primavera, anche se c'ha qualche colore autunnale, non so, forse da fuori, boh, non lo so, comunque io quando penso alla primavera vado a volte, apro
prendo anche lei, che è di We Makeup, la Colorful, cioè questi toni molto molto belli, e poi due palette un pochino più care, ma che dovevo inserire, la Natasha Denona Love Palette, che ho visto recentemente sul sito Sephora, è scontata al 30%. Anche questa ho fatto un tutorial un po' di tempo fa su YouTube e io non vado d'accordissimo con le palette di Natasha Denona, però ce ne sono alcune che mi sono piaciute un pochino di più di altre. Allora, per dire, questi colori due centrali mi hanno un po' delusa, però applicati da bagnati si salvano. Ma ve la nomino per la nuance di colori pescati, rosati, non lo so, mi piace. I matte di Natasha sono eccezionali. I perlati sono diciamo, perché per quello che costano, secondo me non sono wow. Però devo essere sincera, questa palette, tra tutte le palette di Natasha che ho, è veramente molto bella. E poi vi inserisco qui anche la nude palette di Huda Beauty, che, signore e signori, diciamo, qui abbiamo tanti nude pescati, intermedi pescati, possiamo intensificare anche con questi, veramente veramente bellissima. Devo essere sincera, i brillantinati non li ho mai provati, ma questi, signori, sono specchio puro, bello bella bella, cioè non so se si vede. Queste sono praticamente le palette che mi ricordano un po' di più la primavera. Dopodiché, appena viene la primavera, io inizio ad utilizzare anche matite un pochino colorate e ho preso qui il mio borsello, l'ho acquistato su Amazon, casomai vi metto il link nell'info box, vedete, ci ho messo tutto, tutte le matite perché non ci capivo più niente. E le matite che io praticamente adoro, principalmente per dare un po' di intensità agli occhi con un colore, sono quelle di Kiko, le Long Lasting Eyeliner. Ma vi faccio un esempio di questa qui che è blu, mi piace moltissimo, che è la numero 14, ma le ho quasi tutte, praticamente c'ho la viola, la verde, la marrone, che però è un colore un po' così. Quest'altra che mi piace da impazzire, che è la 9, che è un verde bosco. Non tutte le aziende fanno questo verde bosco stupendo e veramente mi piace tantissimo. Mascara è inutile che ve ne nomino perché tanto io ne sto testando una miriade e ultimamente sto utilizzando il Vicious di Nabla, questo qui. È pazzesco, molto molto bello anche lo scovolino, anche se non è il mio genere, perché io amo gli scovolini più cicciotti, però con questo devo essere sincera, mi fa delle bellissime ciglia. Non l'avrei mai detto che uno scovolo in silicone potesse piacermi così, però lo sto ancora testando, ve ne ho parlato giusto 3 secondi. Invece, per quanto riguarda le labbra, come colorazioni che subito mi ricordano un pochettino la primavera, In My Bearded Sweet di Moolak Cosmetics, che ha un rossetto che è molto bello. Io non so se si è capito, ma Melare Primavera per me è pesca, quindi è un pesca. È questo colore qui che sulle mie labbra è praticamente lo stesso identico colore. Poi c'è il rossetto liquido di I'm Pupa Matte, che su di me dura anche tanto, il numero 13, che è un pesca molto molto simile, un po' più intenso, che vira leggermente a rosa. Questo qua, molto molto bello. Un top dei top dei top della vita, che sulle mie labbra è stupendo, molto morbido, reidratante. Tutti questi rossetti resistono abbastanza alla mascherina, però vi dico che comunque, se c'è molto molta umidità, vapore, acqua, eccetera, nessun rossetto secondo me è intatto. Comunque, il numero 505 di Mina, che si scrive 3ina, molto sottile come texture, ce n'è uno intero. Ho visto che è distribuito, vedete che è più leggero, è distribuita un po' meno in Italia, hanno chiuso un sacco di store, però la trovate su Lookfantastic e anche su ASOS, se non erro. Poi viene la primavera e riscopro Sell Out di Too Faced, vedete tutti i colori praticamente identici. Direte voi, sì, ma cioè, sono uguali. Questo qui è Too Faced. Ed infine quello che indosso è Attractive di Nabla, che devo essere sincera, sono poco poco più pesca ancora. Devo essere sincera, a me questi rossetti liquidi di Nabla durano abbastanza. Non so se ricordate i primi che hanno fatto, quelli che erano usciti praticamente in autunno, se non erro, c'erano tutti quei colori pazzeschi. Secondo me avevano sbagliato la formula, infatti
Io li bocciai anche in un video perché non mi trovavo bene, sbavavano e si toglievano al centro delle labbra. Poi hanno riformulato i rossetti liquidi in un Natale e questo infatti, se non sbaglio, me l'hanno mandato quel Natale lì, praticamente di un anno fa più o meno, un anno, 2 anni fa, ed è veramente veramente bello. Se c'è sul sito prendetelo perché dà questo effetto labbra curate, non volgari, non lo so, mi piace tantissimo. Ultimissimi prodotti sempre riguardo alla lucidità tipica di questi settimane è prima di tutto utilizzare una cipria che mantiene bene l'eccesso di sebo e fare una base un po' più di fiducia, ok? Io adoro questa cipria che è di Charlotte Tilbury, la numero 01, c'è cioè la Fair. Infatti vedete che c'è il buco, ne devo comprare un'altra. Ultimamente ho comprato anche la 2, che però adesso su di me è scura, invece questa qui d'estate per me è chiara, quindi quella lì la utilizzerò tra qualche mese. Mi piace tantissimo perché non crea spessore e la utilizzo anche per il contorno occhi, ma la cosa principale che mi piace di questa cipria è che su di me fa un effetto matte, ce l'ho adesso e ce l'ho praticamente da stamattina, ho solo spolverato leggermente il prodotto al di sopra prima di iniziare il video così, cosa che non tutte le ciprie mi aiutano a fare perché se sono spesse si vedono. No, prima di tutto, e poi non mi mantengono bene l'eccesso di sebo. Questa cipria qui è favolosa, la dovete provare. E poi inserisco anche qui questa cipria di Christian Dior, che è la Cushion, che è molto molto pratica. Me la sto portando a lavoro quando lavoro tipo fuori casa, cioè lontano da casa, e so che devo stare fuori tutta la giornata. Che cosa faccio? Tolgo con una velina, con un pezzettino di carta, un pochettino l'eccesso di sebo. Non utilizzo le salviettine sebo assorbenti perché non ho la pazienza di strappare e di fare, preferisco prendere un fazzolettino classico e togliere l'eccesso di sebo. E poi vado con il piumino a tamponare solo nella zona T dove mi sono lucidata. Perfetta appunto per i ritocchi perché anche questa non crea spessore come la Charlotte Tilbury. Fantastica da portare in borsa perché si conserva bene e tra l'altro si chiude ermeticamente, cioè è proprio perfetta per una chiusura top. Difficilmente portate in giro una cipria in polvere libera, quindi non una cipria compatta che magari può dare troppo al viso. Quindi veramente veramente un'ottima cipria come prodotto e un'ottima cipria come packaging da portare dietro tutta la giornata. E niente, dopo aver parlato sempre, dopo 30 minuti dovrò fare 350.000 tagli. Io spero che questo video vi sia stato utile. Fatemi sapere se c'è qualche altra tipologia di video che può piacervi su questo stile, dove magari è inutile che mi trucco con voi, ma vi parlo dei vari prodotti che vi possono interessare. Io spero veramente tanto di avervi fatto compagnia, di avervi tirato sul morale in questo periodo un po' particolare per tutti. E niente, ci vediamo al prossimo video. Buona giornata!